Dal Vangelo secondo Luca. Gli apostoli dissero al Signore, Accresci in noi la fede. Il Signore rispose, Se aveste fede quanto un granello di senape, potreste dire a questo gesso, Sradicati e vai a piantarti nel mare, ed esso vi obbedirebbe. Chi di voi, se è un servo ad arare o a pascolare il gregge, gli dirà quando rientra dal campo, Vieni subito e mettiti a tavola. Non gli dirà piuttosto: prepara da mangiare, stringiti le vesti ai fianchi e servimi, finché avrò mangiato e bevuto, e dopo mangerai e berrai tu. Avrà forse gratitudine verso quel servo perché ha eseguito gli ordini ricevuti? Così anche voi, quando avete fatto tutto quello che vi è stato ordinato di te, siamo soltanto dei servi. Abbiamo fatto soltanto il nostro dovere. Una buona domenica a tutti. Il brano evangelico di oggi inizia con una richiesta che i discepoli fanno a Gesù. Aumenta la nostra fede. Letteralmente, la traduzione sarebbe aggiungi fede a noi una domanda che non capiamo molto bene perché credo che noi siamo convinti che uno o ha fede o non ha fede o è credente o non è credente ma la domanda ha il suo significato perché la fede può aumentare o può diminuire noi forse pensiamo e che credere significhi dare un assenso a un pacchetto di verità. E quindi credere riguarderebbe la nostra mente. Uno o è credente o non è credente. La fede non è questo. La fede è un innamoramento, è il perdere la testa per Gesù. E se è un innamoramento, noi lo sappiamo per esperienza che questo coinvolgimento con una persona alla quale noi uniamo la nostra vita, questo coinvolgimento può essere maggiore o minore. Sappiamo che gli innamoramenti hanno i loro alti e i loro bassi e possono accendersi o possono affievolirsi e lo stesso è ciò che accade con la fede con l'adesione che noi diamo a Gesù. In tutti i rapporti di coppia, lo sappiamo, ci sono momenti in cui sono pienamente coinvolti, poi subentra la routine, la monotonia, la stanchezza ed ecco che il coinvolgimento si affievolisce, diminuisce. Credere, avere fede. Che cosa significa? È quando una sposa dice io credo nel mio marito. Non credo a mio marito, cioè mio marito dice una cosa, l'altro ne dice un'altra. Lei crede al marito. No, crede in suo marito. Vuol dire che lei ripone nel marito tutta la sua fiducia, ha affidato allo sposo la sua vita proprio perché è convinta che solo con lui può essere felice. Lo stesso accade con la fede. Però la fede in Cristo può aumentare o diminuire. L'esperienza che anche noi facciamo è quella di una fede che spesso è incerta e vacillante. Crediamo in Gesù, sì, è vero, ma fino a un certo punto, quando poi questa adesione a Cristo richiede certe esigenze, certe scelte piuttosto impegnative, allora la nostra fede affievolisce. Allora, Comprendiamo la ragione per cui i discepoli dicono a Gesù rafforza la nostra fede, aumentala. Dal contesto in cui è fatta questa domanda si intuisce la ragione per cui rivolgono a Gesù questa supplica. Gesù ha prospettato loro un cammino difficile. Se scegliete me, voi scegliete di passare attraverso la porta stretta, non la porta larga. Vi ho chiesto addirittura di odiare il padre e la madre, che significa dare un taglio, non all'affetto nei confronti dei genitori, ma le scelte non dipendono dall'affetto familiare, dipendono adesso dal coinvolgimento sponsale che tu hai con Cristo. E poi. Chiesto di rinunciare a tutti i propri beni, metterli a disposizione dei fratelli, farsi degli amici con i beni di questo mondo, non accumularli per sé. È una richiesta molto impegnativa questa. Poi, immediatamente, nei versetti che precedono il nostro brano è stato chiesto il perdono incondizionato e senza limiti. Tu devi amare il fratello anche che ti ha fatto i torti più grandi. Tu nei suoi confronti devi avere soltanto amore. Si tratta di richieste davvero estremamente impegnative. Allora è comprensibile che ci si senta fragili, con poche forze per aderire a queste richieste del Signore. E allora la tentazione è quella di rimettere in causa le proprie scelte, tirarsi indietro, ma anche. Innamoramenti. Lo sappiamo che accade quando una ragazza è coinvolta sì con un giovane, ma poi questo giovane dice: Io devo studiare e ho una professione, devo spostarmi all'estero. Vieni con me o non vieni? Vuoi cambiare addirittura nazionalità perché io sono di un'altra nazione. Tu sei disposta a venire nella mia terra, a rinunciare a tutti i tuoi progetti per aderire ai miei e allora. Noi lo vediamo tante volte che questi innamoramenti si affievoliscono, non hanno il coraggio di fare quel passo che richiede l'innamoramento completo. Ecco, di fronte alle richieste che Gesù fa quando fa la sua proposta di vita, ecco che la fede può aumentare o diminuire. Qual è la risposta che Gesù dà allora? Perché i discepoli hanno chiesto a Gesù che sia lui a aumentare la fede. Non lo può fare. Gesù non risponde di fatti alla richiesta che gli hanno fatto i discepoli, ma dice: "Se voi aveste fede quanto un granello di senape". Non risponde perché non è lui che aumenta la fede. La fede non può essere accresciuta da Dio perché la fede è la risposta che l'uomo può dare o rifiutare. Uno può accettare la proposta di amore oppure può dire: Preferisco innamorarmi di un'altra persona. E non può essere Dio che aumenta la fede. Lui ce la mette tutta per farci innamorare, ci fa. Face capire quanto è bella la sua proposta, il coinvolgimento con lui, ma non può aumentare la nostra fede. Siamo noi che possiamo aprire il cuore e capire la bellezza del dono che lui ci fa, della proposta di amore che è la sua. Eccoci allora alla preghiera, la preghiera che ci permette di scoprire il tesoro che è lui. Pregare non vuol dire ripetere formule, vuol dire contemplare quel volto che non può non farci innamorare. Lui ce la mette tutta, ma poi la risposta è nostra. La preghiera ci dispone ad accogliere con gioia questo dono, a lasciarci coinvolgere nel suo amore. E Gesù descrive poi con immagini paradossali le meraviglie che l'adesione a lui in grado di produrre. Ed ecco l'esempio che lui fa, dice: Basterebbe un pochino di adesione alla mia proposta di vita, succederebbero degli effetti straordinari, prodigiosi. Potreste dire a questo gelso sradicati e vai a piantarti nel mare e vi obbedirebbe. Nessun santo, ma neanche Gesù, neanche la Madonna, hanno mai compiuto un prodigio di questo tipo. Si tratta evidentemente di immagini paradossali che Gesù impiega, ma che hanno un significato importante. Anzitutto non si sa bene che cosa significhi il termine succaminos in greco o gelso sicomoro. Potrebbe essere sicomoro, il sicomoro. È una pianta che ha delle radici profonde e che non si riescono a sradicare, anche se si taglia la pianta, per 600 anni quelle radici rimangono ancora là profonde. Se uno avesse fede come un granellino di senapa, dice Gesù, riuscirebbe a tirar fuori delle radici che non devono rimanere nel cuore dell'uomo, devono essere buttate nel mare. Il mare lo sappiamo, lo abbiamo. Sentito domenica scorsa, il mare rappresenta la sede della non vita, del maligno, del diabolico, quella è la casa della malvagità. E difatti, domenica scorsa, Gesù diceva a colui che scandalizza i piccoli: gettati nel mare. Cioè, la tua identità è quella del malvagio e la tua sede non è la terra il mare ecco ci sono delle radici dentro di noi che devono essere sradicate e sono molto difficili da tirar fuori pensiamo a certi odi a certi rancori che durano magari da decenni nessuno riesce a sradicare basterebbe un briciolino di adesione a cristo e queste radici cattive andrebbero Buttate nel mare, finirebbero là, nel loro mondo. E Matteo e Marco non parlano di un albero da sradicare, ma di una montagna che la fede riesce a spostare. Anche questo è un prodigio che neanche Gesù ha fatto: non è possibile. Ma l'immagine è molto significativa: spostare delle montagne, questo paradosso indica che l'adesione a Cristo è capace di compiere prodigi straordinari. Che cosa significa dire io ho fede? Io ho fede, quindi comincio a pregare che il Signore faccia prodigi. Ecco, questa non è la fede di cui Gesù sta parlando e che gli apostoli stanno chiedendogli. Questo tipo di fede... Significa delegare a Dio in modo infantile ciò che noi dobbiamo produrre quando aderiamo alla proposta che Cristo ci fa. E la fede è autentica è capace di compiere anche l'impossibile. Questo è il significato del paradosso. Facciamo alcuni esempi così riusciamo a capire. Che cosa significa il prodigio che anche un pochettino di adesione a Cristo riuscirebbe a fare? Proviamo ad elencare alcuni eventi che per noi sono assolutamente impossibili. Per esempio, la pace e la fratellanza tra i popoli. È possibile o non è possibile? La risposta che tutti noi diamo è impossibile. Bene l'adesione alla proposta di Cristo riuscirebbe a compiere questo prodigio. Perché? Perché se noi aderiamo alla visione di Dio, Padre di ogni uomo, e ci sentiamo fratelli, ecco che questa adesione alla sua proposta di mondo, di società, di umanità nuova, compirebbe questo prodigio. Se il prodigio non accade, è che noi non abbiamo fede, non ci fidiamo. E allora costruiamo armi perché non crediamo nella fratellanza universale, ma neanche un pochettino. Un altro esempio: far scomparire la fame, la miseria, la povertà dal mondo in modo che tutti gli uomini possano star bene, essere felici. È possibile? Qual è la risposta? È impossibile. Non accadrà mai. E difatti, proprio perché lo riteniamo impossibile, cerchiamo di farci la nostra vita. Non ci impegniamo personalmente a fare quel poco che possiamo fare per costruire un mondo nuovo, un mondo in cui questo prodigio accada, che scompaia la povertà, la miseria, la malattia, il dolore. Abbiamo le capacità per farlo se queste capacità noi lo impieghiamo secondo la proposta che Cristo ci ha fatto nel Vangelo. Basterebbe una piccola adesione alla proposta di Cristo e questi prodigi accadrebbero. Facciamo un altro esempio. Un mondo in cui i beni vengano gestiti non da padroni, perché il padrone è Dio dei beni, ma come amministratori e quindi nessun accumulo, nessuna avidità per appropriarci di ciò di cui non abbiamo necessario perché perché questo appartiene al fratello ecco un mondo in cui tutti ci sentiamo ospiti invitati a questo banchetto della vita ma non lottiamo per accumularci, per accapararci dei beni, ma li lasciamo ai fratelli. Anzi, mettiamo anche tutte le nostre capacità a disposizione del fratello. È possibile questo mondo? Cosa rispondiamo noi? No, è impossibile. Ci vuole un prodigio. Bene, dice Gesù, questo prodigio accade se si ha fede. Non piove dal cielo questo prodigio lo produce la fede, l'adesione al suo Vangelo. Un altro esempio, che tutti noi possiamo verificare, certe inimicizie, certi odi, certi rancori familiari che hanno radici tanto profonde, che durano da decenni, magari per un'eredità, possono essere sradicate? La risposta che tante volte diamo è no, non vengono sradicate. Non riescono i notai, non riescono gli avvocati a sradicarle queste radici, anzi forse le fanno approfondire di più. Noi diciamo: è impossibile, non è vero. L'adesione a Cristo, alla Sua proposta, la fede in Lui, ma anche piccola, riesce a sradicare queste radici. Un ultimo esempio: a livello personale. Abbiamo certe abitudini, certi vizi. Certi comportamenti che ci si rende conto che sono scorretti, ma sono diventati una seconda natura. È possibile cambiare? La risposta anche qui, ci vuole un prodigio. Ecco, dice Gesù, questo prodigio lo opera anche solo un briciolo di adesione a me. È quello che i profeti... E dicevano il profeta Isaia promette il deserto diventerà un giardino. La nostra umanità è destinata a diventare un giardino e se noi abbiamo fede in Cristo cominciamo a irrigare questa umanità con la sua parola e con il suo spirito e allora il prodigio accade. Poi viene una parabola, una parabola che ci lascia un po' di amarezza e di delusione. Gesù pone tre domande ai discepoli. Poi vedremo anche cosa c'entra questa parabola con l'aumentare o il diminuire della fede e i prodigi che la fede è in grado di produrre. Cosa dice Gesù con questa parabola? Una prima domanda che lui propone è questa. Se uno ha un servo che sta ad arare e a pascolare il greggio, quando torna a casa, dopo essersi affaticato per tutta la giornata, lì sfinito, cosa succede? dice Gesù. Il padrone gli dice forse adesso mettiti subito a tavola, comincia a mangiare un boccone, poi parli... No, no, non gli dice affatto così. Questa parabola, dicevo, e ci lascia un po' di amarezza, perché? E perché noi ci saremmo comportati in un modo diverso. Avremmo detto a questo servo, eh, siediti, mangia un boccone insieme con me, hai lavorato bene, complimenti. No, no, lo tratta con durezza. E stiamo attenti. Gesù sta prendendo come esempio non una qualcosa di ideale, non sta dicendo è così che ci si comporta. Lui dice semplicemente che cosa accade nel nostro mondo? Accade così e basta. I servi sono servi e i padroni li trattano in questo modo. L'identità dei servi comporta che siano sempre disponibili a servire. Non si guarda né a stanchezza né a meriti. No, no, sono servi e quindi il padrone... È in diritto di comandare in ogni momento. Non accade forse così? Dice Gesù: non dice che è una cosa buona, dice è ciò che accade. Accade così e basta. Difatti, la risposta a questa prima domanda è evidentemente no. Il padrone non gli dice di sedersi a tavola, dice siate disponibili a servire. Seconda domanda che Gesù fa ai discepoli. Non gli dirà piuttosto, prepara da mangiare, mettiti la veste ai fianchi, cingitela bene per poter scattare a ogni mio ordine e mettiti a servirmi. Dopo quando io avrò mangiato e bevuto bene, mangerai anche tu. E Gesù dice, non è forse così quello che accade? E la risposta è sì. Di nuovo, ripeto, non sta dicendo che è una cosa buona, dice accade così, punto e basta. Terza domanda che Gesù fa: avrà forse degli obblighi verso quel servo il padrone perché il servo ha eseguito i suoi ordini? E la risposta è no. Per quale ragione questo accade? Perché il servo ha l'identità di servo. Per questo suo dovere è comportarsi da servo. Non ha alcun merito per questo. L'identità del servo è questa. Gesù ha preso l'esempio da ciò che accade nel suo mondo. Alcuni esempi che ci aiutano a capire. Prendiamo la vite. Ha forse un qualche merito la vite se produce uva? La risposta è no. È la sua natura, è la sua identità produrre uva, non può fare altro. E se non produce uva, viene tagliata perché non è più vite, è legna secca. Il gelsomino ha forse qualche merito se emana profumo, è la sua natura, non può fare altro che emanare profumo. Se non emana profumo, viene sradicato e buttato via, non è più gelsomino. Oppure il mandorlo di cui ci parla l'Antico Testamento in ebraico è chiamato shaked perché veglia in febbraio è il primo degli alberi che comincia a fiorire il mandorlo e si chiama shaked proprio perché veglia veglia attendendo la primavera quindi è il primo che mette i frutti la domanda ha qualche merito per questo la risposta è no. Ecco dove Gesù vuole arrivare. Il cristiano, il figlio di Dio, è un servo per sua natura e quindi non ha alcun merito se fa il servo e se si aspetta ordini da un momento all'altro da chiunque ha bisogno del suo aiuto. È consapevole il discepolo di Cristo di essere un servo, perché il Padre del cielo è servo, quello che abbiamo imparato nel catechismo che Dio ci ha creato per servirlo in questa vita. Non è vero, Dio è servo e tutti i suoi figli per loro natura sono servi e quindi si aspettano soltanto degli ordini da chiunque ha bisogno del loro aiuto non meritano alcuna ricompensa come la vite o il gelsomino o il mandorlo non hanno alcun merito se si comportano secondo la loro natura la natura del discepolo di cristo è quella di essere servo perché cristo è servo il figlio del padre del cielo che si è mostrato a noi non si è mostrato come padrone che dà ordini ma come servo allora adesso noi capiamo, per chi non si era reso conto che cosa Gesù voleva dire, adesso Gesù ce lo indica, il prodigio che la fede è in grado di produrre. Qual è questo prodigio dell'adesione a lui? È la nascita di un mondo nuovo, un mondo dove tutti divengono servi dei fratelli. Questo è il mondo nuovo. Nel nostro mondo lo sappiamo. Che cosa sognano le persone? Sognano di essere padroni, di poter comandare, di potersi far servire e si sentono tanto più uomini quanto più sono padroni. Quanto più arricchiscono, quanti più servi hanno, più si sentono realizzati come uomini. Questo è il mondo antico, non ancora trasformato dalla fede in Cristo e anche i cristiani ne hanno proprio solo un briciolino di questa fede. Altrimenti si sentirebbero quei servi che assomigliano al Padre del Cielo e a Cristo, che è venuto per servire, non per essere servito. Gesù ha dato inizio a questo mondo nuovo, all'umanità di servi per natura, di persone che non possono far altro che servire. E la risposta ai nostri interrogativi viene data proprio dal contesto in cui è collocato il detto del Signore. Si parla della fede che compie miracoli. E quale prodigio più grande di questo? Che il discepolo prenda coscienza della bellezza di servire, della gioia di essere servi dei fratelli. Questo è il prodigio che compie l'adesione a Cristo come Gesù e come Dio che è eternamente servo e per amore. E non pensiamo che alla sera poi le cose cambino, che il servo diventi padrone, no, rimarrà sempre servo, perché Dio è sempre servo dell'uomo, servo per amore chi ama è a servizio. Eccolo il mondo nuovo prodotto dalla fede in Cristo, ma è questa fede che compie questo prodigio. Ho messo sullo sfondo un'immagine che forse non tutti hanno capito, cosa c'entra l'annunciazione a Maria con l'adesione alla fede, ma non non è stata forse questa la risposta che Maria ha dato all'angelo? Ecco la serva del Signore. Proprio con questo servizio della vita, della propria vita che Maria ha dato al disegno di Dio, è iniziata l'opera della salvezza. Ecco l'immagine del servo che è Cristo, che è venuto a mostrarci il vero volto di Dio lavando i piedi all'uomo, e l'immagine di Maria, la serva del Signore, colei che ha messo la propria vita senza aspettarsi alcun premio, alcun merito, ma lasciando emergere la sua identità di persona che ama e mette tutta se stessa a servizio dei fratelli e del disegno di Dio. Auguro a tutti una buona domenica e una buona settimana.